A Mozzagrogna si è disputata la quinta giornata di ritorno tra le due squadre rivelazioni del torneo in corso, cioè Treville e Manoppello. La cronaca. All'ottavo del primo tempo Treville subito in vantaggio grazie ad un bel sinistro di Bucco che conclude una bella azione dei locali. Al ventesimo Tricca, su cross di Di Renzo, manda la palla di poco alta sulla traversa. Al ventitreesimo contropiede del Treville che si conclude con un brutto tiro di Pasquini. E al trentatreesimo l'arbitro decreta il rigore per gli ospiti per un fallo in area di Mammarella realizzato da Tricca che porta il risultato sull'1-1. Passiamo alla ripresa. Al ventisesimo De Miglio su colpo di testa manda la palla a fin di palo. Al trentaduesimo Iacovone spara un bolide da fuori area, ma Dragone si supera mandando in angolo. Al trentacinquesimo Iacovone viene atterrato in area e l'arbitro decreta il rigore che viene trasformato da Bucco per il definitivo 2-1. E infine al quarantottesimo Dorazio dà la palla a Bucco per il 3-1, ma quest'ultima la spreca in mal modo. Da Mozzagrogna per Telemax Marino Sorrentino. Bene, adesso andiamo a vedere se sono pronte le interviste del dopopartita di Treville Manoppello, le interviste sempre di Marino Sorrentino. Mister Dragone, una buona prestazione che purtroppo non è servita a portare punti a casa. Sì, sì, abbiamo fatto sicuramente una buonissima partita contro un avversario difficile da affrontare, però siamo venuti a giocare la partita in modo aperto, abbiamo avuto 4-5 palle gol clamorose, purtroppo non siamo riusciti a concretizzarle e alla fine il Treville ci ha punito. Mister, secondo lei questo Treville può farcela per la vittoria finale? Ma sicuramente, come si sta mettendo il campionato, è una delle candidate, perché il Mondisilvano vedo che ha alcuni problemi. Non so il risultato di oggi del Mondisilvano, però il Treville sicuramente lotterà fino alla fine. Ecco. E dopo questa sconfitta, i vostri programmi? I nostri programmi erano di partenza, erano di fare un buon campionato. Lo stiamo facendo, anche se ultimamente magari stanno venendo a mancare dei risultati, però sicuramente la prestazione di oggi mi dà fiducia, perché ho visto che la squadra sta reagendo alle difficoltà e cercheremo di chiudere nel migliore dei modi questo campionato.